Sì, è una vittoria che cercavamo da tante partite e ci voleva, ci voleva per, per noi, per i tifosi e per quello che abbiamo dimostrato nelle ultime gare, anche se dei risultati non, non ci aiutavano più di tanto. E adesso questa vittoria ci deve dare entusiasmo, ci deve dare gli stimoli, quelli giusti per... Affrontare con più serenità, diciamo, da una parte, le, queste ultime due partite prima della fine de, dell'anno e adesso ci prepariamo bene per partire contro il Reggiano. Erano tante partite che giocavo da esterno nei cinque, e non è stato facile eh, ritornare al centrocampo perché eh, ho sbagliato un po', però. Adesso vediamo le scelte che saranno del Mister, e se continuerò a fare la mezz'alla anche nelle prossime due partite oppure farò l'esterno. Loro erano chiusi dietro e non ci lasciavano troppi spazi, non, diciamo che nella profondità ce n'era poca, quindi a quel punto dovevo cercare di abbassarmi un po' di più e prendere palla perché alzandomi sarei andato a chiudermi e basta. Poi durante la settimana è diverso perché comunque noi la prepariamo in un modo e anche la partita magari con la Beretti, gli spazi sono, sono tanti quindi non, loro sono venuti qua con, aspettandoci e poi cercando di, di avere qualche ripartenza. Punti deboli non saprei perché loro sono una squadra che è stata costruita per fare un buon campionato, eh, hanno i giocatori d'esperienza giusti, eh, sia in tutti i reparti, ora è un momento per loro buono perché si stanno riprendendo. E appunto per noi è stato, la vittoria di, di sabato è stata fondamentale perché ci dà quell'entusiasmo e quella voglia in più di, di andare là a affrontare Reggiano. E sappiamo che dobbiamo prepararla con la giusta mentalità. Eh, senza, perché no, non abbiamo fatto niente fino adesso, anzi dobbiamo ancora far di più di quello che abbiamo fatto e speriamo bene nei tre punti.